Bene, il plugin è SEO by Yoast, che comunque avete già installato, e andiamo subito a creare un articolo. Creiamo un articolo, comunque SEO by, funziona anche sulle pagine, decidete voi. Quindi, seguiamo qua la traccia. Comincio a incollare. Pensare a delle parole chiavi. Le parole chiavi, cioè pensiamo a un argomento, quindi facciamo direttamente proviamo a vedere, oggi sono in un coworking, quindi è un invito a condividere questa esperienza di coworking, quindi le parole chiavi saranno coworking, esperienza. E dov'è il coworking? Milano. È importante mettere nelle parole chiavi il tema, scusate, il luogo, però ci vuole anche il tema, tipo web master. Quindi scrivere un riassunto. Scrivere un riassunto, mettiamo 150 caratteri. Sì, dai, incominciamo a scriverlo qua, poi verifichiamo. Allora, partiamo da un anno, lavoro presso uno spazio coworking. La mia esperienza, la vorrei raccontare. Questo coworking è a Milano e io faccio il web master. Questo potrebbe essere il riassunto, quindi elencare gli argomenti. Cosa è un coworking? Poi raccontiamo questa è la mia esperienza. Invito a a visitare questo spazio. Poi ok, scusate, sto areggiando la stanza. Abbozzare un titolo, ok. Il titolo deve bene o male contenere le parole chiavi, comunque esperienza al coworking. La mia esperienza da webmaster, esperienza. Ok, poi svilupperò il contenuto di 300 parole. Ok, queste parole chiave, questi riassunto, questo elenco di argomenti, come diventano? Allora, partiamo dal titolo. Il titolo lo prendo e lo incollo qui, nel titolo. Questo possiamo anche cancellarlo. Lo sviluppo del 300 parole. Elencare gli argomenti possono diventare o un elenco o addirittura dei titoli, quindi possiamo far diventare questo il titolo 1, cioè è il primo titolo del paragrafo, ok, questo, facciamo così, formato titolo 2, anche questo formato titolo 2, questo formato titolo 2, anche questo saranno lo sviluppo delle parole che lo lasciamo dopo. Scrivere riassunto,
Perfetto. Il riassunto, incominciamo ad andare a collocarlo qua nella meta descrizione e comunque anche nel riassunto qua. Mettiamo la lettera maiuscola, vedete che appena, allora se io cancello qua sotto viene praticamente scritto le prime, si chiama excerpt delle prime parti del contenuto, invece se io modifico la descrizione mi viene fuori quello che viene messo nella meta descrizione. Mettiamola D maiuscola, così sto un po' bene, poi ci sta bene anche, se potete vedere qua, sta bene anche il punto finale. La parola chiave, prima è vero, vi ho fatto mettere più parole chiavi, però queste parole chiavi bisogna farle diventare una parola chiave o comunque non vanno usate. Queste qua sono le key che magari possono essere messe qua da parte nei tag, quindi coworking, poi esperienza, separate la virgola, Milano webmaster, aggiungi. Questi sono i tag che sono usciti, senza categoria mettiamo i Luggers, storie di Luggers come categorie, ma la categoria tag comunque li vedremo la prossima volta, adesso comunque ve l'anticipo. Parole chiave, quindi facciamo esperienza. Facciamo esperienza webmaster coworking. Lasciamo perdere Milano per il momento, perché tanto comunque è una cosa nuova. Webmaster, si è aspettato un attimo quando scrivete una parola, lui fa una ricerca, comunque vi dà delle informazioni, vi dice webmaster job description. Io invece faccio webmaster esperienza, già non do più nessun risultato, esperienza coworking, perfetto. Nel momento in cui facciamo la parola chiave, incominciano, se io, noi la toglievamo, non mi dava nessun risultato. Invece incominciamo a scrivere qualsiasi parola, webmaster, lui incomincia a mettere e ad elencarle nel titolo, incomincia a funzionare questo SEO. Infatti se noi pubblichiamo anche qua sopra SEO apparirà un semaforo che ci dice lo stato del nostro SEO. Sì, qua sopra non appare, però qua sotto incomincia a dire che è scarso. Cosa vuol dire? Questi li abbiamo già aggiunti, quindi possiamo toglierli, possiamo incominciare a pensare alle nostre 300 parole. Abbiamo detto co-working. Ok, lasciamo solo webmaster e coworking, e ci dice ok, nell'intestazione dell'articolo no, vuol dire che non c'è queste due parole nell'intestazione dell'articolo. Andiamo a cos'è? Invito, invece di questa è la mia esperienza, mettiamo webmaster al coworking. Lui non risulta ancora nell'intestazione del titolo, ma se lo mettiamo qua al, incomincia a essere nel contenuto, nell'url, nel titolo della pagina. Ok, proviamo a mettere un webmaster al coworking, virgola, due punti, mia esperienza,
Questo vi permette di avere anche nel titolo, nell'intestazione dell'articolo, le parole chiavi e abbiamo iniziato a fare, ad avere un po' più di yes, un po' più di conferma. L'URL della pagina, quando abbiamo pubblicato, avevamo un nome diverso, italiano, al coworking webmaster, invece noi andiamo a prendere direttamente la nostra parola chiave e la incolliamo qua sotto. Se questo qua non vi appare, questo slug, vuol dire che qua nell'impostazione della schermata è tolto questo slug. Se ne l'ho tolto, adesso non lo vedo più. Appena lo rimetto, lui riappare. Lo slug è proprio l'URL della pagina. Quindi adesso mettiamolo nello slug, facciamo aggiorna. Se facciamo visualizza articolo, dovrebbe apparire qua lo slug della pagina. Se non appare qua, vuol dire comunque che c'è un'impostazione SEO che non funziona bene. Andiamo subito a vedere dov'è questa impostazione. In associazione, torniamo nella bacheca, andiamo in SEO, no, andiamo in impostazioni, in permalink. E cambiamo da predefinito in quello consigliato come nome dell'articolo. Facciamo salva le modifiche. Torniamo nel nostro articolo, andiamo in webmaster e qua ci viene fuori nell'URL webmaster.com. Stop e poi riprendo subito dopo.